La questione Isola Verde è al centro dell'attenzione della provincia di Taranto. Martino Tamburrano, presidente dell'ente e socio unico della stessa società, in un incontro con la stampa ha manifestato il suo costante interesse nei confronti della vertenza, cercando soluzioni idonee alla salvaguardia dei 134 posti di lavoro. Tamburrano ha sottolineato che già in passato si era detto preoccupato e che avrebbe voluto affrontare il problema come un'urgenza e non come una pratica d'ufficio. Il presidente ha inoltre fatto presente che l'ente non può più intervenire nelle principali vertenze del territorio, in quanto i conti sono in rosso. E sotto il palazzo del governo, ad attendere l'esito dell'incontro, i lavoratori della società. Le responsabilità che ci siamo assunti, io in primis, sono enormi in termini finanziari. Il disavanzo di Isola Verde ha raggiunto 1.800.000 euro. La regione ad oggi ancora non risponde. L'unica risposta che abbiamo avuto dal governo centrale è la ripresa di 20 milioni di euro. Oggi abbiamo una provincia che si presenta in questo modo, non può più erogare servizi a 600.000 cittadini della provincia, non può più mantenere il paesiello, non può più mantenere la polizia provinciale, non può più mantenere i centri territoriali dell'impiego. Manterrà alcuni lavoratori qui per assicurare alcune funzioni ancora cosiddette fondamentali, iniziando da quelle autorizzazioni ambientali. Per il resto credo che nessuno, insieme a me, parlo dei presidenti di altre province, potrà assicurare nulla. Credo che la settimana prossima Isola Verde andrà, non credo, sicuramente va in liquidazione per almeno fermare questa emorragia finanziaria che graverà soprattutto sull'ente provincia in termini più strutturali. Noi non abbiamo ancora la possibilità in questo momento di presentare un bilancio in pareggio, ci stiamo vedendo con gli altri presidenti, non ci sono più le condizioni. Qualche speranza ce la potrebbe dare attraverso una erogazione immediata di fondi discrezionali. Se abbiamo questa attenzione, possiamo continuare a pulire le strade, a manutenere le nostre scuole e soprattutto a mantenere i 200 lavoratori di Isola Verde. Diversamente, purtroppo, la debacle sarà di queste ore, quindi oltre al dispiacere e alla delusione c'è anche lo sconforto di vedere tante persone che non potranno assicurare uno stipendio per la propria famiglia. Da una rimanenza del ciclo dei rifiuti erano disponibili sin da novembre dell'anno scorso 950.000 euro, di cui noi abbiamo ripetutamente chiesto conto. E lui si è limitato a dire: ma sai, non bastano, non servono 950.000 euro. Noi vogliamo sapere che fine hanno fatto questi soldi, oltre che questa provincia ha dimostrato un'incapacità tecnica a costruire il benché minimo progetto, perché la regione ripetutamente ha risposto che dovevano chiarire sui progetti, per esempio, della difesa del suolo. I lavoratori, come lei può ben immaginare, hanno vari problemi, devono portare il pane a casa, devono mantenere la famiglia, hanno degli impegni, devono pagare il mutuo e naturalmente con l'aria e con le promesse non arrivano da nessuna parte. Se il presidente della provincia, che ricordo è il socio unico di Taranto Isola Verde, quindi voglio dire, avrebbe dovuto avere a cuore già da tempo queste cose, non intenderà farlo, di sicuro alletteremo il ministro del lavoro e il presidente del consiglio dei ministri e il neo eletto presidente della regione Puglia, appena lo sarà, perché questi lavoratori devono lavorare.